Allora Valentina, ci troviamo su Monte Ragola, che è un monte spettacolare, però siamo venuti qui per un motivo, perché tu sei una scrittrice e ci vuoi presentare quello che hai scritto finora. Ce lo vuoi spiegare un po'? Sono troppo vicino. Allora, no, dicevo che in pratica io la passione l'ho coltivata nel tempo, però l'ho cominciata nel 99, perché a 8 anni ho cominciato a comporre delle preghiere come fanno tutti i bambini, penso, e poi dal 99 adesso le poesie di vario genere, magari anche solo se guardo quell'albero lì, io ci faccio una poesia. Vedo te seduta in questo sasso, ne faccio un'altra. E così via discorrendo, magari un ricordo, un'emozione, uno stato d'animo, per esempio, no? E poi adesso, negli ultimi tempi, ho pensato, con la mia passione dell'horror, che avevo l'età di, cosa avrò avuto, 9-10 anni, ho cominciato a guardare degli horror reali e a scrivere un horror, però adibito a un posto che in pratica è stata sempre la mia felicità, la mia gioia, che è la Valtoncina, quindi Case Scappini, in cui ci sto creando e sto finendo una storia molto particolare, che da descrivere effettivamente è molto lunga. Bene Valentina, quindi tu lo stai finendo, ultimando questo libro? Esattamente, sì. Poi però tu hai scritto anche tante poesie, sì. Hanno un tema diverso una dall'altra oppure il tema è sempre lo stesso? No, è variegato, ha molte sfumature, diciamo che, come ti ho detto prima, la mia ispirazione va al di là di questo semplice sasso, ipotesi, e no, si espande in un migliaio di metafore che probabilmente uno fa anche fatica a capirla, perché io ho sempre amato Ungaretti e ricordo con gioia la mia professoressa di italiano, l'Almerina Suzzi, che mi diede 9 alla una imitazione, chiamiamola tra virgolette, che non è il termine giusto, su una poesia proprio di Ungaretti, che mi era venuto proprio una metafora bellissima. E mi ricordo che era su dei cannoni, che poi non era neanche legato alla Prima Guerra Mondiale, però mi è venuto così. Bene, allora però tu hai scritto, hai lavorato molto, soprattutto nel periodo del lockdown, ti sei impegnata tantissimo. Però intendi pubblicare queste tue opere oppure sono solo per te? Il mio desiderio è sempre stato pubblicare queste poesie, per rendere partecipi sia le persone che conosco e sia, insomma, in generale tutte le persone che amano e dipingono nel cuore la poesia. Di solito chi scrive poesie, chi scrive romanzi come il tuo, sono persone con un animo nobile. Quindi tu sicuramente la sei, anche perché vivi in un posto incontaminato che è bellissimo e devi continuare. Sì, che poi non ho sempre vissuto qua, ho vissuto la realtà di una città tipo Correggio, un paese tipo Bedonia e qua dove sono poi nata, quindi forse la mente si apre su molte prospettive vivendo in più posti, frequentando persone e soprattutto io amo conoscere molte persone, soprattutto per confrontare me stessa agli altri, facendo una crescita interiore maggiore, ecco, questo tendo a dire. Certamente, quindi ricordiamo il nome di questa giovane scrittrice, perché Valentina è molto giovane, si chiama Valentina Tilli Tedaldi e abita qui a Granare, che è proprio sotto il Monte Ragola, questo monte straordinario che tu ami veramente tanto, vero? Sì, parecchio, lo amo parecchio perché a volte il silenzio può dare quello che nella confusione
si è tralasciato, secondo me. E quindi di conseguenza, non so, mi dà un senso di... Anche il bosco mi dà un senso di tranquillità che magari nel quotidiano tu non l'hai trovato, ecco, non lo trovi perché comunque la vita che conduciamo adesso non è la vita dei nostri vecchi, come ho scritto nel libro all'inizio, erano mulattieri semplici, ora è gente che comunque forse hanno tolto i principi, ecco. Veramente quello che hai detto adesso è più che giusto, perché purtroppo il giorno d'oggi viviamo molto di consumismo, però i valori, purtroppo i veri valori stanno scomparendo e questo è molto grave, bisognerebbe proprio tornare indietro. E quindi tu nelle tue poesie e poi il tuo fatto che vieni qua anche su Ragola a prendere ispirazione deve dare esempio. Sì, esatto, perché secondo me l'uomo si è perso perché comunque non ha più l'autenticità delle cose di una volta, non c'è più l'amicizia, l'amore, il conforto a volte, il rapporto tra due persone che magari una volta ti trovavi magari solo semplicemente qua con un panino, una bibita e sembrava di essere le persone più felici di questa terra. Invece adesso se tu porti magari un cittadino qua, dice ma come fai per dire a far questo, questo e questo e questo? Perché non sanno l'importanza, la comodità è diventata in primis e comunque l'essere presente magari in modo, magari non giusto, presuntuoso, magari arrogante o via discorrendo. Forse hai capito anche dalle mie poesie. Certo, le tue poesie sono piene di sentimento, questo indubbiamente è quelle che ho letto io. Quindi tu devi continuare a scrivere perché è molto importante esternare quello che uno ha dentro e tu lo stai facendo. Perché aiuta spesso volentieri, secondo me, a svuotare quello che è in più, il superfluo, secondo me. Che ne dici? Certo, esattamente. E ad ogni modo, tu devi cercare di pubblicarle queste cose perché sono molto belle e devi continuare soprattutto a scrivere perché tu hai un talento che devi veramente condividerlo con tutte le persone. Sì, io vorrei proprio far questo non per esibizionismo, perché uno magari qua pensano che tu ti vuoi esibire, no, io voglio far vedere quello che è la mia capacità, quello che ho amato fino adesso e quindi questa è la passione poi dello scrivere, di far poi tutto, penso. Quindi vorrei proprio pubblicare questi due libri, ultimando ovviamente il romanzo e rendendo partecipi anche la nostra vallata, che è importante secondo me, valorizzarla. Altro che, allora Valentina, hai qualcos'altro da aggiungere per fare in modo che le persone un domani che i tuoi libri saranno in vendita possano acquistarli? Adesso non saprei neanche. Però, cioè, secondo me, per vendere questi libri, secondo me dovrebbero conoscere innanzitutto la persona che l'ha creati, la sua personalità, il suo carisma e poi magari incimentarsi nel libro e vedere cosa scaturisce di reale, di positivo, di negativo e le varie sfumature. Questo io penso. Allora, però adesso, prima di concludere tutto, Valentina, però noi vogliamo sentire un pezzetto di una tua poesia, vero? Ok. Si chiama Enigma. Nasce come un soffio, pensieri in una sera rammenta, soavi note, discordanti o eque, in cui l'animo cela emozioni contrastanti, nostro piccolo mondo, come un giaciglio sul mar si trova, ma al largo di esso il ciel divenne splendente ed ogni lembo fu elargito. Veramente bella, quindi da qui si capisce veramente l'animo di questa ragazza. Mi raccomando, seguitela perché ne vale la pena.